A distanza di circa un mese dall'inizio della campagna della vaccinazione contro il coronavirus, i fatti stanno là a dirci che gli stati nazionali sono inefficienti e non sono in grado di assicurare una campagna di vaccinazione celere ed efficace, in grado di salvare la vita nel più breve tempo possibile a milioni di individui. La Fondazione Einaudi da alcune settimane pubblica giornalmente i dati delle vaccinazioni e, come sapete, le prime inoculazioni del vaccino sono arrivate a più di 1 milione di cittadini, come del resto anche in altri paesi dell'Unione Europea. Ma questo non basta, perché la immunità si raggiunge con la seconda inoculazione e ad oggi, ripeto, a distanza di circa un mese dall'inizio, siamo a poche decine di migliaia di concittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose del vaccino. Di questo passo impiegheremo 10 anni a vaccinare tutta la popolazione e quindi sono i fatti a dire che bisogna cambiare rotta, che qualcosa non va. La Fondazione Einaudi qualche settimana fa aveva lanciato l'idea di aumentare le potenzialità della distribuzione del vaccino attraverso i canali del privato, i medici, le farmacie e altri tipi di interventi. L'attuazione di questa idea oggi diventa più che mai indispensabile. Non è più un'opinione, ma è un fatto. Ripeto, così impiegheremo più di 10 anni. E questa inefficienza non è tollerabile, anche perché non ci sono all'orizzonte interventi di potenziamento né sul piano della produzione del vaccino né su quello della aumentata capacità di diffonderlo e di inocularlo nel più breve tempo possibile a un maggior numero di cittadini. Ma l'Italia, a differenza anche di altri paesi, si è dimostrata inaffidabile. L'incidente dei dati sulla Lombardia dimostrano che un mero errore può confinare 10 milioni di persone agli arresti domiciliari. I dati della pandemia, i dati dei ricoveri, i dati dell'RT, i dati della percentuale delle persone infette devono essere resi disponibili, pubblici, a tutti, ai cittadini e alla comunità scientifica, perché si possano effettuare dei controlli e perché si possano correggere subito gli errori che una burocrazia purtroppo inefficiente continua a commettere.